Ciao ragazzi, io so stare per divulgare l'inclusione. Cosa faccio a livello della vita? Vado nelle scuole e propongo ai ragazzi o alle persone accadute dei pezzi di filmato. In questo periodo noi siamo isolati. E qual è il più bel film che noi possiamo vedere? Quasi di due isolati dentro la cattedrale. Noi siamo isolati perché dobbiamo stare isolati per il coronavirus. Ma cosa pensate noi? Noi viviamo in questo momento. Pensate a quanta gente ha paura di uscire, non essere in casa. Vi saluto e vi abbraccio. Che darei, che farei per un giorno via di qua? Fuori in mezzo a tutta quella gente che non sa che fortuna essere normali, liberi di andare in ogni luogo, giù in città, senza più bisogno di fuggire. Potessi, lo farei se fossi libero. Là fuori, allegro me ne andrei, senza muri fuori, come ogni uomo fa, e poi salire fuori, solo un giorno in questa vita mia, perché io vivrei, nulla più chiederei, tanto ormai io saprei. Saluto e vi abbraccio tutti. Grazie, Dalla. E vi aspetto sulla Crystal Palace, la panchina. Io so stare per includere. Questa è una poesia che è nata pensando a una nave. Si intitola Nascondere perle. Ho le unghie rosse, lunghe come un bacio d'amore. Le tue sono graffiate dal sale, dalla scabbia bruciata. Io piango lacrime tue, tu desideri anche ciò che non ho. Ecco, in platea, il pregiudizio ancora si accomoda. Io sono frivola e tu, inutile clandestina. Donne, semplicemente donne, ma sotto le unghie, lunghe o graffiate, abbiamo un dolore scavato dal cuore. Siamo brave a coprire le perle se attraversiamo un porcile. Io so stare per includere. So stare per includere. Bellissima parola. Mi viene in mente il cerchio, in cui tutti sono sullo stesso piano. È democratico il cerchio, è inclusivo il cerchio. Si riferisce sempre a qualcun altro, l'inclusione, nella nostra mente. Allora io penso che prima di parlare di inclusione dell'altro, dobbiamo cercare di includere nella nostra vita, nel nostro modo di vivere, alcune parole preziose che rappresentano determinati concetti. Ve ne suggerisco alcune e voi potete mettere quello che volete. Ricerca. Sé. Noi. Bellezza. Prossimità. Avventura. Errare. Esplorazione. Gioco. Leggerezza. Gratitudine. So stare per includere. Io so stare per includere. Oggi per me includere ha un significato molto intenso, profondo, è quasi una sfida per me. Perché oggi per me la parola includere significa guardare, riconoscere e superare le mie ombre, le nostre ombre come genere umano. Perciò oggi io dico benvenuta solitudine, benvenuto smarrimento, benvenuta incertezza. Benvenuta paura di sbagliare, benvenuta paura dell'altro,
benvenuta paura del futuro. E benvenuta, luce. Io so stare per includere. Io so stare per includere, perché ho sempre pensato che l'inclusione sia una grande ricchezza e in questo momento, forse più che mai, stando fermo, il mio pensiero torna con forza a questo concetto di poter pensare all'inclusività come forma migliore rispetto all'esclusività. Essere esclusivi vuol dire essere da soli. Oggi più che mai abbiamo bisogno di non sentirci soli e di non essere da soli per poter proseguire il cammino della specie su questo pianeta. Quindi io so stare per includere. Ciao, io so stare per includere. Includere con una parola, un atteggiamento, un sorriso. Quando si toccano determinate tematiche bisogna sempre ponderare le parole perché sono loro che fanno la differenza. In questo momento così delicato che noi stiamo attraversando, dovremmo renderci un po' più sensibili verso noi stessi e aprire il nostro cuore. Può solo far arricchire il nostro spirito in maniera tale da poter affrontare la vita che verrà, quindi una vita nuova. E solo attraverso un'integrazione mentale giusta potremmo sconfiggere una discriminazione sociale e abbattere dei muri invisibili che esistono solo nella nostra mente. Sfruttando al meglio questa sosta, questa opportunità, io la chiamerei, che ci è stata data dall'universo, a noi uomini, a noi a come diciamo esseri umani, potremmo accettare qualsiasi tipo di diversità. E questo lo si potrà avere semplicemente rispettando le regole di ora, di questo momento. Sforzandoci un po' di più, potremmo avere un futuro pieno di colori. Io so stare per includere. Ciao! Io so stare per includere. Che cosa indica l'inclusione? Sicuramente ha a che fare con l'appartenenza, a sentirsi appartenenti a qualcosa, a sentirsi accolti e avvolti. In questo momento più che mai il significato che io do all'inclusione è quella sociale, e quindi includere le relazioni, includere il bisogno che hanno le persone intorno a me di restare in contatto, di restare connessi. E dall'altra parte vuol dire anche includere e accogliere tutti i nuovi strumenti e le nuove strategie che abbiamo a disposizione per creare questa rete, per continuare a nutrirla di emozioni, a nutrirla di idee, a nutrirla di processi creativi, a nutrirla del vero essere, di quello che davvero siamo e di come possiamo donarlo agli altri. E quindi per me l'inclusione è anche un gesto di dono verso gli altri, verso le relazioni che curo e nutro. Io so stare per includere. Io so stare per includere. Includere. Portare dentro, dentro di me, dal fuori al dentro, dall'esterno all'interno. Cosa accolgo oggi? Emozioni, pensieri, notizie, stati d'animo, persone. Cosa voglio che resti dentro di me? Ed è qui che si apre uno scenario dalle mille possibilità, dalle infinite sfaccettature. Il potere della vibrazione e del mio sentire, mi affido a questo stato d'animo. Scelgo cosa è utile per me, alla mia vita, alla mia crescita e alla mia evoluzione. Scelgo amore e speranza. Io so stare per includere. Io so stare per includere. Io so stare per includere gli altri nella passione che ho per le cose che faccio. Portare gli altri dentro il mio mondo è un obiettivo fortissimo. È un obiettivo a cui tendo ogni giorno. L'inclusione è qualcosa che mi affascina
È qualcosa che mi spinge ad essere sempre una persona migliore. Includermi con gli altri è un obiettivo fortissimo perché la curiosità di quello che dicono gli altri mi spinge a stare con gli altri. Includere gli altri verso di me è un'altra grande missione che ho nella mia vita. Portare le persone dentro il mio mondo, portare le persone dentro tutte quei meccanismi che qualche volta ci fanno comportare in maniera, come dire, scomoda, in maniera tossica. Ecco, l'inclusione per me è qualcosa che deve andare oltre questo atteggiamento, questo modo di essere. Io so stare per includere. Io so stare per includere e qui mi sento come uno studente a cui è stato dato un compito difficile, perché mi piacerebbe che il mio saper stare per includere si riferisse alle persone, ma è una bufala, non ne sono capace, mi frega l'insicurezza, la paura di disturbare, le mie insicurezze, una timidezza. Quindi il mio saper stare per includere riguarda quello che imparo. Adoro imparare e includerlo in quello che ho imparato, in una serie di collegamenti che possono sembrare strani, che mi portano a usare la programmazione neurolinguistica per leggere Li Ching o il viaggio dell'eroe per gestire il paziente, il malato. Insomma, io so stare per includere a modo mio e imparo qualcosa di nuovo tutti i giorni. Io so stare per includere. Cosa significa per me in questo momento io so stare per includere? Significa cambiare la dimensione del pensiero e unire nel mio pensiero, o meglio, lasciare da parte l'io per far entrare il noi. Quindi noi non solamente come famiglia, quartiere, città, ma veramente noi come collettività allargata direi quasi al mondo intero. Ed è questa la consapevolezza che ci sta mandando l'universo in questo periodo di tempo. Abbandoniamo un attimo l'ego per sentirci invece parte di una famiglia più grande, abbracciando il noi rispetto all'io, abbracciando l'approccio ecosistemico rispetto all'approccio egosistemico. Vi ringrazio, sono Luca Gandolfi, questo è il canale della contabilità umanistica sulla Digital Bench. Ciao! Io so stare per includere. Inclusione per me è qualcosa che appartiene al mio DNA. Essendo siciliana, la mia terra è stata una terra continuamente colpita e arricchita da diverse culture che si sono avvicendate e da diverse dominazioni. Questa cosa nel tempo ci ha lasciato tantissime caratteristiche interessanti, da quelle che sono i nostri particolari genetici, i nostri colori, il colore dei capelli, degli occhi. E abbiamo nel nostro DNA i greci, i normanni, gli arabi, gli spagnoli e questo ci ha insegnato che la diversità è soprattutto un arricchimento. Per questo motivo ogni volta che i turisti vengono da noi in Sicilia apprezzano la diversità che è diventata l'unicità della nostra terra. Io so stare per includere. Io so stare per includere. Per me includere significa incrociare lo sguardo di qualcuno, incrociare la vita di qualcuno, sorridere e salutare. Per me includere significa avere una relazione con una persona anche se non la conosco. Quante volte abbiamo pensato perché quella persona mi guarda? Perché mi sta fissando? Non la conosco. E perché tu non l'hai salutata? Includere è questo. Io so stare per includere. Includere nella mia giornata parole come ti voglio bene, grazie, per favore, ti amo, amo me stessa, mi sento felice, mi sento arrabbiata, mi sento triste, ho paura, ho speranza. Includere per me vuol dire aprire la porta della nostra comunicazione a parole che magari non usiamo spesso. Quante volte usi nella tua giornata parole d'amore e parole legate alle emozioni? Io credo che sia arrivato il tempo di farlo. Io so stare per includere. Io so stare per includere la felicità nelle organizzazioni,
aziendali e sportive per generare benessere e produttività. Includere la chimica positiva nelle relazioni per far fiorire ognuno nel suo essere speciale. Includere equità e rispetto per costruire un mondo dove ognuno possa realizzare il proprio sogno. Io so stare per includere, insieme, come un grande noi. Io so stare per includere. L'etimologia della parola includere è imprigionare dentro. E allora mi sono chiesta cosa sto imprigionando nelle mie giornate. Cibo, lavoro, telefonate, preoccupazioni, respiro, sorrisi, gratitudine e altro. E cosa include questa biglia? Sicuramente dei colori. E poi? Per me è un pensiero felice. Quando regalo i pensieri felici alle persone, chiedo loro di prenderle con un sorriso. Perché noi sappiamo che non ricordiamo cosa ci è accaduto, ma come ci sentivamo quando questo accadeva. E allora l'idea è che ogni volta che io prenderò in mano il mio pensiero felice, tornerò al sorriso e alla bella sensazione che avevo quando l'ho ricevuto. E allora dentro questa sfera possiamo imprigionare quel sorriso e tutto ciò che vogliamo. Così io oggi scelgo di includere nei miei pensieri felici trasformazione, gratitudine e fede. E tu, cosa vuoi includere nelle tue giornate e nel tuo pensiero felice? Ricordati di prenderlo con un sorriso. Io so stare per includere. Io so stare per includere. E la parola inclusione mi fa venire in mente un passaggio che stiamo tutti facendo in questo momento, quello dall'io al noi, quello dall'ego all'eco. E includere per me, abituato ogni giorno a fare delle pratiche di meditazione, siano esse di mindfulness, di sofrologia, da solo, includere per me è farle insieme agli altri, cioè entrare in connessione con altre persone e meditare insieme a altre persone, riflettere, stare in silenzio per un quarto d'ora insieme agli altri, a chi? A tutti, ai più prossimi, agli amici, ai clienti, ai colleghi, alle persone che vogliono unirsi in questo momento importante di connessione di anime. Ecco, includere per me è connettere anime, la cosa più importante in questo momento. Io so stare per includere. Io so stare per includere, in particolare persone, nella mia vita, nei miei progetti, nelle mie attività. Ho imparato che allora noi individualmente abbiamo un potenziale enorme, ognuno di noi ha un potenziale invisibile, ma possiamo elevare quel tetto invisibile del nostro potenziale solo ed esclusivamente quando collaboriamo e co-creiamo insieme ad altre persone, quando ci spostiamo da una visione ecosistemica, incentrata sull'ego, sull'io, ad una visione invece più ecosistemica, investendo quindi sul capitale sociale. Solo in questo modo noi riusciamo a dare il nostro meglio. Quindi questa è la mia visione dell'inclusione. Io so stare per includere. Ci vediamo domani sulla nostra Digital Bench per affrontare un altro tema. Parleremo di trasformazione. A domani, rimanete collegati. Ciao!